Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, iniziamo la seconda parte della trasmissione e in questa parte della trasmissione praticamente concluderemo quello che è il discorso sulle correnti vegetative che abbiamo iniziato praticamente circa un mese e mezzo fa, mi sembra, grosso modo a spanne, e lo finiremo praticamente tutto in questa trasmissione. Poi, se rimarrà un po' di spazio, un po' di tempo, faremo un altro piccolo discorso in relazione ad alcuni articoli del giornale che abbiamo raccolto, sempre in funzione della costruzione del Crogiolo dello Stregone. Ricordo, così en passant, che il Crogiolo dello Stregone non è altro che l'arte della vita, cioè l'arte attraverso il quale gli individui affrontano con disciplina, consapevolezza e volontà la loro vita, consapevoli di se stessi. E questo appartiene a quello che è la strada, la storia e il modo di essere della stregoneria, perché la stregoneria è soltanto arte della trasformazione soggettiva. Naturalmente tutto questo si oppone a quello che è il discorso cristiano, che è un discorso di vivere per accettazione, vivere per sottomissione. Naturalmente chi vive per accettazione, chi vive per sottomissione, non si rende conto dell'importanza che ha assumersi la responsabilità della propria vita e normalmente tenta di essere furbo, tenta di prevaricare, tenta di appropriarsi, tenta di ingannare, tenta di non fornire alle persone quegli strumenti che gli servono per vivere, perché altrimenti egli si sentirebbe inadeguato. Pertanto l'arte della stregoneria non è altro che la via alla conoscenza che porta al paganesimo. E qui c'è un disturbo di fondo che non riesco a capire. È la via alla conoscenza che porta al paganesimo, porta al riconoscimento che noi viviamo all'interno di un mondo di dei e che all'interno di quel mondo di dei noi costruiamo le nostre strategie di esistenza. Riprendiamo il discorso sulle correnti vegetative, ricordando che il discorso fatto sulle correnti vegetative è relativo allo spostamento dell'attenzione dal fuori di noi al dentro di noi. Riprendiamo il discorso dove l'abbiamo lasciato. Ad esempio, il pensiero è manifestazione verbale delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni e delle proprie predilezioni. Il ragionamento, la razionalità, non è in grado di modificare la struttura del nostro pensiero. Per modificare la struttura del pensato umano è necessario rimuovere prima i blocchi emozionali che lo circoscrivono. Quando noi pensiamo fra di noi, usiamo il dialogo interno per parlare a noi stessi. Allora, blocchiamo a noi stessi delle cose che ci eccitano, delle cose che ci fanno arrabbiare, delle emozioni e delle sensazioni che proviamo, eccetera, cose che comunque alimentano le nostre emozioni. Attraverso l'ascolto delle correnti vegetative e poi facendo coincidere il nostro vivere, finalizzandolo ai nostri obiettivi e ai nostri intenti, il movimento fisico contratto dovuto al condizionamento educazionale si rimuove ascoltando le correnti vegetative e si trasferisce poi nel vivere per sfida attraverso l'ascolto dell'intento al movimento dei fini della propria vita. Sciogliere i blocchi educazionalmente imposti, ottare e far scorrere la nostra energia nella direzione che il blocco vuole impedire, cioè rimuovere anche le fobie imposte dall'educazione cristiana, è importante come modificazione soggettiva per meglio rapportarci col mondo. Ricordiamo che le predilezioni soggettive conducono il nostro modo di usare la volontà e incanalano la nostra energia vitale.
Anche se noi individuiamo nelle nostre predilezioni soggettive delle tare, delle fobie, delle cose che non ci piacciono, delle malformazioni o delle espressioni che consideriamo amorali, è comunque da quelle predilezioni soggettive che dobbiamo partire per modificarci in relazione al mondo. È partendo dal riconoscimento del nostro divenuto che possiamo dare l'assalto al cielo. Non imponendoci verità, morali, ambiguità o doveri ai quali dover aderire per forza. Il piacere che traiamo dall'uso della nostra energia nel manifestare le nostre predilezioni soggettive alimenta la nostra energia. Cioè, impiegando la nostra energia in ciò che ci piace, in ciò che ci dà piacere, non facciamo altro che alimentare la nostra stessa energia e nello stesso tempo modificare le nostre predilezioni. Ciò appartiene alla nostra modificazione soggettiva all'interno del nostro modo di vivere per sfida. Ascoltare le correnti vegetative per alimentare e nutrire il nostro intento, che alimentandosi e modificandosi ci permette di ci mette in condizioni di alimentare ulteriormente le nostre correnti vegetative. E qui abbiamo una vera e propria relazione dialettica fra io faccio questo, questo mi ritorna indietro e mi modifica. Se io mi fermo ad ascoltare le mie correnti vegetative, il fatto di fermarmi ad ascoltare le correnti vegetative, le correnti vegetative mi mettono in condizioni di alimentare ulteriormente le correnti vegetative, ma nello stesso tempo mi alimentano la mia attenzione, che sì è concentrata sulle correnti vegetative, cioè dentro me stesso, è anche concentrata attraverso contemplazione fuori di me stesso, sul mondo, attraverso la meditazione, è concentrata nel mio pensiero, nella nostra ragione, ma alla fine chi viene a modificarsi è la mia attenzione, cioè la mia capacità di osservare e penetrare il mondo che mi circonda, sia che questo sia il mondo dentro di me attraverso le correnti vegetative, sia che sia il mondo che mi circonda attraverso la contemplazione, sia che sia la mia attenzione nel comunicare agli altri individui mediante la concentrazione della mia attenzione all'interno della ragione. Cioè alla fine di tutto questo, alla fine di tutto questo esercizio, io non faccio altro che da un lato alimentare gli strumenti, cioè aumentare la mia capacità di far scorrere l'energia mia dentro me stesso, alimentare la mia capacità di relazionarmi e di riconoscere i soggetti nel mondo attraverso la contemplazione, alimentare la mia capacità di mettere ordine nel mio pensiero e nella mia ragione. Però, nello stesso tempo, fare questo alimenta la mia attenzione e alimenta la mia capacità. Questa alimentare la mia attenzione, alimentare la mia capacità è in funzione della mia vita quotidiana, è in funzione del mio vivere per sfida. Però, nello stesso tempo, io posso vivere per sfida soltanto se parto dalle condizioni che mi danno piacere nella mia esistenza, cioè parto dal principio del piacere. Anziché partire dal principio del dovere e della sottomissione alla verità imposta, parto da ciò che mi dà piacere, ciò che mi dà soddisfazione. E da là alimento me stesso in relazione al mondo. Per quanto riguarda il principio del piacere in contrapposizione al principio del dovere, vi ricordo che è un aspetto del dibattito psichiatrico che ci fu negli anni 70 e che comunque è andato avanti. In realtà, ciò che si oppone al principio del dovere, cioè il principio della verità, rivelata, della verità imposta, è il principio del piacere, cioè ciò che ci dà soddisfazione, ciò che alimenta le nostre emozioni nella direzione della loro espansione. Il principio del dovere, al contrario, blocca l'espansione delle nostre emozioni. Questo non significa che in una società civile non ci siano dei doveri cui attendere. Ma significa che quei doveri devono essere funzionali all'esistenza delle persone e non devono essere oppressivi e opprimenti nei confronti delle persone stesse.
Il blocco dell'energia dentro di noi, quando l'energia dentro di noi si blocca, impedisce l'espressione delle emozioni in funzione del piacere soggettivo dell'individuo per sottomettere le sue emozioni a condizioni di timore, paura o terrore. Spesso paura di esprimere se stessi, impossibilitati a costruire delle strategie soggettive funzionali e spesso costretti a manifestare le proprie predilezioni attraverso comportamenti che la società civile censura come illegali. Avete presente le conseguenze dell'imposizione al bambino di non piangere perché lui è maschio? Oppure le conseguenze dell'impedimento della masturbazione? Questo e altre forme di blocchi emozionali negli individui sono talmente violenti che costoro portano alla distruzione di interi sistemi sociali. La distruzione di interi popoli delle Americhe, particolarmente evidenti in America Latina e nell'Africa, fu alimentata da individui che con quei blocchi emozionali soddisfecero le loro predilezioni così alterate mediante l'imposizione di se stessi quali padroni di individui attraverso la devastazione e il genocidio, al fine di imporre i loro stessi blocchi emozionali, imporre i vestiti per questioni morali comportò il genocidio di tutte le popolazioni della Terra del Fuoco, tanto per fare un esempio. Il comando dei sistemi sociali hanno usato opportunamente tali individui e hanno tratto forza e ragioni di essere dalla loro attività di costruttori di campi di sterminio. Percorsi di attivazione della percezione fisiologica. Ricordiamoci che noi forgiamo noi stessi per vivere nel mondo in cui siamo nati. Noi, ogni singolo essere umano in un singolo essere della natura, siamo nati per sfida. Viviamo per sfida e moriamo per sfida. La nostra palestra in cui agiamo per costruire il nostro corpo luminoso è il nostro mondo quotidiano. Per questo motivo sono contrario alle pratiche castanidiane di tensigrità. Le pratiche di tensigrità tendono a chiudere l'individuo fra le quattro mura di una palestra e il mondo e la vita è la nostra palestra. Ascoltare le correnti vegetative assieme all'intera pratica del crogiolo dello stregone conduce all'attivazione della percezione fisiologica. La percezione dei fenomeni che ci giungono dal mondo avviene con tutto il corpo, con tutte le consapevolezze presenti nel nostro corpo, ognuna con i propri legami, col mondo esterno, con tutti i nostri organi fisici, con ogni cellula. La valutazione di quei fenomeni deve essere accolta dalla ragione nella formulazione delle sue strategie. La percezione fisiologica non è altro che la relazione fra la nostra coscienza e il nostro corpo. Ascoltare le correnti vegetative permette la costruzione consapevole di questa relazione. Con la meditazione si è messo ordine nella ragione, costringendola ad accogliere nuovi modelli e nuovi fenomeni che altrimenti ignorava. Con la contemplazione si è ampliato il ventaglio di fenomeni provenienti dal mondo, riconoscendo in questi le nostre stesse tensioni che si esprimono. Sono stati riconosciuti gli dèi. Con l'ascolto delle correnti vegetative permette all'individuo di attivare la soggettività con la quale entrare in relazione con gli dèi e, nel contempo, la relazione fra la sua coscienza e la sua soggettività. Iniziamo col dire che gli dèi non usano il linguaggio verbale. Il messaggio che ci arriva dal mondo esterno viene soggettivato e manifestato in due momenti distinti che si possono manifestare anche in tempi diversi. Dunque, il messaggio viene recepito dal corpo, dalla sua psiche, dalle sue emozioni, dalla sua emotività. C'è un'interazione empatica fra un aspetto della nostra soggettività e il mondo esterno. 2. Traduzione dell'interazione empatica in linguaggio verbale attraverso il sorgere di un'intuizione, di un'idea, di un concetto o di una scoperta. Affinché questo avvenga è necessario che sia presente nell'individuo A.
autodisciplina per non farsi fagocitare e sottomettere dall'illusione soggettiva che viene proiettata sul mondo esterno e che può tornare verso l'individuo come oggettività. B. Intento o intenzione progettuale soggettiva per dirigere quanto emerge in modo utile ai nostri progetti. Gli elementi coinvolti nei percorsi di attivazione della percezione fisiologica c'è sentire, vedere, l'intuire, il percepire. Cosa si intende per queste categorie nell'ambito di ascoltare le correnti vegetative come applicato in stregoneria? E qui praticamente cominciamo la trasmissione di questa sera, perché questo l'avevamo già fatto e ci agganciamo. 1. Sentire. Il sentire è la capacità dell'individuo di bloccare il proprio proiettare sul mondo e sugli enti con cui veniamo in relazione il nostro giudizio, le nostre aspettative e la nostra immaginazione. Questo ci permette di aprirci alle emozioni e alle sensazioni che dal mondo e dagli enti giungono a noi. Ci apriamo al mondo, quanto noi percepiamo è estraneo alla descrizione della ragione, in altre parole, soggettiviamo l'oggettività. Questo in stregoneria è uno dei maggiori successi ottenibili nella trasformazione della persona. In pratica, il sentire non è altro che una percezione emozionale del mondo che ci sta attorno, cioè non si sente il mondo attraverso le parole, cioè non si odono le parole, ma si sentono le emozioni, si sentono le tensioni, si sentono gli odori, si sentono le vibrazioni e queste entrano nella nostra intuizione soggettiva. Cioè entrano in quella parte profonda del cervello che è già nata, è già costruita per milioni di anni a esercitare le proprie relazioni col mondo. Ed è il sentire in pratica non è altro che un equilibrio empatico che si costruisce fra un individuo e il mondo. Però per far questo è necessario sviluppare al massimo le nostre correnti vegetative, cioè ascoltare tutte quelle parti dentro di noi, sia la parte profonda del cervello, sia lo stomaco, sia gli arti, sia il cuore, sia lo scorrere del sangue, cioè tutto quello che noi abbiamo dentro e che in realtà è consapevole di se stesso. E tutto quello che noi abbiamo dentro ha la capacità di armonizzarsi col mondo, superando quella che è la relazione verbale che invece appartiene esclusivamente al sistema sociale umano. 2. Il vedere è la capacità mediante la quale trasformiamo in immagini visive le sensazioni e le intuizioni che ci provengono dal mondo circostante. Il meccanismo cerebrale messo in moto è lo stesso che interviene nel produrre allucinazioni, allucinosi, pseudoallucinazioni e illusioni. Questo avviene sia nei sognatori che in stadi di percezione psichiche, come nei casi psichiatrici. La meditazione e l'ascolto delle correnti vegetative concorrono a dare una direzione funzionale all'individuo alla percezione alterata che chiamiamo vedere. Nelle tre pratiche di meditazione, contemplazione e ascoltare le correnti vegetative, abbiamo l'espressione della volontà soggettiva attraverso la quale l'individuo modifica la propria collocazione davanti al mondo. Il vedere viene sistemato dall'individuo al punto tale che se all'inizio del fenomeno si presenta con un forte impatto emozionale, il sognatore che per la prima volta trova le mani, la prima volta che appare un déjà vu, l'apparizione di immagini visive e uditive mediante all'interno di pratiche di meditazione, contemplazione o ascoltare le correnti vegetative, poi l'impatto emozionale tende a decrescere fino a diventare parte normale dell'intuizione della persona con le quali la persona alimenta la propria attività. Ricordiamo ancora che la vista è il nostro organo di senso principale e tendiamo a riassumere mediante la vista anche la percezione degli oggetti che abbiamo anche con altri sensi. Fra le altre cose, ormai è stato stabilito anche scientificamente che
le parti che intervengono all'interno della struttura cerebrale per far funzionare la vista, cioè per trasformare la vista in dati sui quali noi agiamo all'interno del mondo, sono le stesse parti cerebrali che si mettono in moto, che si attivano quando noi usiamo la pelle, palpiamo il mondo, tocchiamo il mondo. In pratica, lo stesso settore cerebrale si mette in moto sia col tatto sia con la vista. E questo è abbastanza logico se lo pensiamo. All'interno di quel processo di trasformazione, quel processo di divenire dell'essere umano, che vi fu un tempo in cui l'essere umano non aveva gli occhi, cioè c'era un tempo in cui uscivamo dal brodo primordiale e il mondo lo sentivamo mediante la pelle. Gli occhi arrivano molto dopo nel divenire della specie. Per cui chiaramente ogni cosa che viene sedimentata per costruire l'individuo, gli individui della natura si costruiscono per sedimentazione, no? Né più né meno, viene sedimentata sopra il già conosciuto. Per cui sicuramente la vista, per quello che è la nostra vita quotidiana, era più funzionale che non palpare il mondo, cioè che non usare quella parte del cervello sui polpastrelli, sulla pelle, però è altrettanto vero che persone che non usano la vista, col tatto riescono a visualizzare, riescono ad avere un'idea del mondo che gli sta attorno. Passiamo all'intuizione. Difficilmente usiamo l'intuizione a sostegno delle nostre azioni, anche perché il sistema sociale in cui viviamo basa le relazioni fra gli individui mediante il parlato della ragione, la cosiddetta logica, per esempio. Però l'intuizione è fondamento per comprendere cosa sta avvenendo dentro di noi e la pratica dell'ascolto delle correnti vegetative permette alla nostra ragione disciplinata di conoscere quanto dentro di noi sta succedendo, le variazioni che avvengono sia nel nostro corpo che nella nostra psiche. Il dentro di noi non si esprime mediante descrizione, ma lo percepiamo mediante le sensazioni. Nell'ascolto del dentro di noi, l'intuizione diventa predominante rispetto ad eventuali descritti cui siamo abituati. L'intuizione permette il passaggio dalla sensazione alla descrizione o alla funzionalizzazione, rendere funzionale quanto intuito nel fare della ragione, della sensazione che abbiamo intuito dentro di noi. Il problema del passaggio fra l'intuizione e l'azione è un problema notevole perché spesso nella nostra vita quotidiana non si passa quasi mai dall'intuizione all'azione, ma si passa dall'intuizione alla descrizione, cioè giustificare l'intuizione, e poi all'azione. Pertanto c'è una rottura di continuità fra ciò che si intuisce e come si agisce. E questo fa parte della struttura educazionale nella quale noi viviamo. Però io vi assicuro che in quel momento che ne va della vostra vita o che siete in pericolo e che dovete agire improvvisamente, vi assicuro che in quel momento il vostro cervello annulla la descrizione e voi passate immediatamente dall'intuizione all'azione. E questo moltiplicherà la velocità della vostra azione. Naturalmente, l'efficacia del passaggio dall'intuizione all'azione sarà tanto più efficace e tanto più funzionale quanto più voi vi sarete abituati ad utilizzare l'intuizione, ad analizzare le vostre intuizioni e le vostre sensazioni. Perché vi ricordo che esistono tutta una serie di intuizioni, tutta una serie di sensazioni che Francesco chiamerebbe archetipi, in realtà non sono degli archetipi, ma sono impressioni di specie, cioè sono quel bagaglio che la specie dà al nuovo nato. Ebbene, quel bagaglio che la specie dà al nuovo nato e gli dà tutta una serie di risposte a sensazioni che sorgono in lui attraverso dei fenomeni che dal mondo giungono a lui. Però appartengono alla specie, per cui appartengono a milioni di anni fa. Per
Pertanto, se non vengono messe a posto, cioè se non vengono analizzate e non vengono funzionalizzate, chiamiamole così, nella situazione attuale, cioè nella civiltà che noi viviamo, nella situazione, culturale che noi viviamo, nella situazione sociale che noi viviamo, quel bagaglio di specie resta fermo a quando si è generato. Per cui sta a noi, disciplinare tutta quella capacità reattiva e istintuale, chiamiamola anche così se qualcuno gli piace un po' questo termine, che non è altro che una capacità reattiva, le intuizioni che sorgono dentro di noi, data la presenza di fenomeni che dal mondo giungono a noi. La specie ci dà un bagaglio. Però sta a noi metterlo a posto quel bagaglio, sta a noi dargli un ordine e dargli una funzionalità. Passiamo al quarto aspetto, che è il percepire. All'interno di questo schema, percepire è inteso come la capacità dell'individuo di proiettare l'intuizione di quanto si manifesta dentro di lui nel tempo e nei mutamenti. Sarebbe una specie di intuire un fenomeno in noi stessi e percepire i mutamenti che tale fenomeno indurrà nel tempo, intuire un oggetto e percepirne il fine, dove l'oggetto intuito appartiene allo spazio, mentre la percezione, in questo caso, individua il fine temporale a cui la trasformazione del presente tende, data la manifestazione dell'oggetto intuito. In pratica, l'intuizione è una capacità abbastanza particolare che si può sviluppare nella percezione del mondo, per cui, data la presenza di un fenomeno, data, il messo in atto di un'azione, se ne comprendono le modificazioni che sono in corso. C'è una teoria venuta fuori in questi giorni che si dice che l'uomo è uscito dall'Africa 75.000 anni fa, in seguito a una grande siccità che lo ha spinto fuori. Cioè, in pratica, un fenomeno che gli si è presentato nel mondo ha costretto degli individui a prendere delle decisioni, a mettere in atto delle strategie, e noi sappiamo che questi individui si sono messi in moto attraverso il percepire, cioè nel senso che si sono messi in moto sapendo che mettendosi in moto avrebbero messo in moto delle trasformazioni ulteriori, perché non sapevano né dove andavano né che cosa stavano facendo. Semplicemente hanno messo in moto delle strategie di sopravvivenza data una situazione oggettiva che si era presentata. E questo appartiene al percepire che abbiamo dentro di noi. Cioè, voi troverete sempre chi pratica stregoneria che magari si arrabbia per delle cose che non sono ancora manifestate, ma si arrabbia perché queste cose si stanno per manifestare e non vede le persone prendere le loro precauzioni. Purtroppo è anche una cosa che si paga abbastanza, comunemente questa. Dopodiché, il tutto, questi quattro elementi che abbiamo detto, si traduce in una questione di autodisciplina. Il dentro di me entra in relazione col mondo. Ascoltando le correnti vegetative, faccio affluire alla ragione quanto intuisco. Con l'autodisciplina blocco il proiettare della mia immaginazione sul mondo. Dopodiché, io vado in giro a dire: ho parlato con gli alberi e intendo ciò che intendo. Qualcuno va in giro a dire che parla col Dio padrone e intende ciò che intende. Poi ognuno faccia la sua scelta. L'autodisciplina serve per non cadere nelle trappole degli esseri che si nutrono di energia vitale stagnata, ma serve anche a non cadere nelle trappole di altri esseri umani che si considerano furbi e che trasformano il loro prossimo in prede. E questo è il fine del dibattito sull'ascoltare le correnti vegetative. C'era un appunto relativo alle correnti vegetative, ve lo leggo, tanto è abbastanza breve. Uno studio appena pubblicato, si tratta dell'agosto del 2003, su Psychosomatic Medicine, da ricercatori di Pittsburgh guidati da Carnegie Mellon, ha dimostrato statisticamente che le persone con un atteggiamento positivo nei confronti della vita si ammalano meno
quando attaccate dai virus. Selezionati dei campioni di persone, si è visto che somministrando dei virus responsabili del raffreddore, coloro che avevano un atteggiamento positivo nei confronti della vita si ammalavano di meno. Che cosa avevano di diverso le persone che vivevano in maniera positiva? Le correnti vegetative che le attraversavano e che alimentavano i loro interessi e le loro tensioni, interessi vivi e tensioni vive, che si manifestano nel mondo oggettivo, nell'insieme della vita quotidiana. Permette alle persone, a parità di vita economica, di essere maggiormente corazzate nei confronti degli attacchi virali. Le correnti vegetative possono essere percepite anche come velocità di scarico della propria energia vitale. La quantità dell'energia vitale che scorre dentro di noi è data dalla quantità di volte nelle quali noi, vivendo per sfida, abbiamo compattato noi stessi, sviluppando l'equazione tensione, carica, scarica e rilassamento. E con questo ho concluso le correnti vegetative. E questo è il discorso di spostare l'attenzione dentro di noi. Un monoteista non lo farà mai, cioè un monoteista non sposterà mai l'attenzione dentro se stesso, per cui non ascolterà ciò che cresce dentro se stesso, perché per un monoteista è assurdo ed è impossibile pensare che ciò che lui ha dentro, come parti del corpo, come cellule, sia vivente e abbia le proprie strategie di esistenza. Questo è assolutamente impossibile. Cioè, un monoteista non potrà mai concepire che le cellule abbiano intelligenza. Per cui non gliene frega niente ciò che succede dentro di lui. Dopodiché la scienza scopre che veramente nel tuo stomaco c'è un cervello, ma se tu lo sai ascoltare, quel cervello ti dà tutta una serie di input anche sul tuo benessere fisico. Ah, dice il monoteista, allora è uno strumento che posso usare come uso le gambe. L'unica cosa che non ha capito è che quel cervello lavora per se stesso e se manda input all'individuo, se manda input al cervello centrale, è perché egli si sta sviluppando in quel modo. E allora il cervello centrale, quando quello che io chiamo io, me stesso, io Claudio, devo tenere presente qual è il benessere della mia vita. E l'unico modo che io posso, attraverso il quale io posso tenere presente qual è il benessere della mia vita, è rispondere al principio del piacere. Perché il principio del piacere si manifesta alla mia coscienza come somma e risultante delle tensioni di tutti i soggetti dentro il mio corpo. È solo il principio del piacere che mi dice cosa devo o non devo fare. Se io pratico il principio del dovere, cioè se io pratico il blocco delle tensioni che dentro di me tentano di emergere, costruisco tutta una serie di blocchi di energia, tutta una serie di blocchi di manifestazione. E questo è il progetto di Ratzinger. Quando Ratzinger vi parla contro il relativismo, in realtà parla in favore dell'assolutismo, cioè della sua verità assoluta, a cui chiede agli uomini di sottomettersi. Perché se gli uomini sono relativisti, pensano che magari esistano più verità, esistono più soluzioni soggettive nei confronti del mondo. Ma Ratzinger deve bloccare lo sviluppo dell'energia dentro gli uomini, deve imporre i suoi blocchi emotivi, deve imporre la sua morale, deve imporre la sua verità dottrinale. Per cui il progetto di Ratzinger è quello di portare alla distruzione dell'individuo, perché solo l'individuo distrutto, solo l'individuo devastato può essere un soggetto di possesso, un oggetto di possesso. La carità si può farla solo al bisognoso. Allora, se io vivo per fare la carità, devo costruire il bisognoso. Non posso costruire il benessere sociale, perché se viene costruito il benessere sociale, io non posso più fare la carità. Se devo fare assistenza all'ammalato, deve esistere l'ammalato.
Se l'ammalato non esiste e io ho il bisogno di fare l'assistenza, creerò l'ammalato. Spezzerò le gambe a uno che passa per strada, poi gli faccio assistenza. Cioè, non è esattamente così, però creo le condizioni per cui sia necessario fare assistenza. Pertanto, quello che è importante che noi sappiamo è che dentro di noi esiste il principio del piacere, e il principio del piacere è l'unica forza che ci può guidare nella nostra esistenza. Naturalmente questo principio di piacere non è un principio assoluto, obbedisce a tutta una serie di regole ed obbedisce a tutta una serie di virgolettati doveri, cioè in pratica obbedisce alle relazioni che esiste fra sé e il mondo, perché un principio del piacere non va a devastare ciò che gli dà piacere. Cioè, il principio del piacere non va a ritenere se stesso padrone del mondo e in diritto di devastarlo, ma il principio del piacere porta l'individuo a vivere con coscienza e con consapevolezza all'interno del mondo, a vivere con passione. Pertanto ricordatevi questo discorso del principio del piacere, perché se un giorno voi non praticherete mai stregoneria o deciderete che la stregoneria non vi interessa, l'importante è che voi sappiate che dentro di voi c'è questa forza che vi spinge a stare sempre meglio. Naturalmente siete voi che dovete trovarvi le strategie, gli strumenti per stare meglio e per avere delle soddisfazioni nella vita. E questo vi dovete organizzare, dovete agire per ottenere questo. Non è che il principio del piacere si cala ed è fatta, esattamente come il principio del dovere, il principio della verità imposta, non è che si cala semplicemente, ma agisce strategicamente dentro di voi per essere imposto al vostro interno. Ed è importantissimo che voi invece sappiate che dentro di voi esiste una forza potentissima che si chiama il principio del piacere. Ascoltare questa forza vi permette di trasformarvi continuamente e sistematicamente. Ascoltare questa forza ed agire in quella direzione significa plasmare il proprio corpo luminoso, perché quella forza vi costringerà ad attrezzarvi, quella forza vi costringerà a fornirvi gli strumenti, questa forza vi costringerà a guardare il mondo che vi sta attorno, questa forza vi costringerà a scegliere, questa forza vi costringerà a fare tutta una serie di cose, di azioni, di organizzazioni, di strategie che trasformeranno voi stessi. Ricordatevelo. Una volta Franco Carraro diceva: le persone hanno gara ad avere la maniglia. Ecco, diciamo che il principio del piacere è il principio che vi può permettere di abbandonare ogni tipo di maniglia. Naturalmente, ricordatevi che la vita è quello spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. E noi dobbiamo riempire quello spazio per costruire noi stessi. Bene, chiudendo qui il discorso sulle correnti vegetative, dal prossimo giovedì farò alcuni piccoli testi, andrò avanti a fare i testi, a fare degli argomenti un po' potpourri, un po' braccio, e poi magari in gennaio vedrò di riprendere, in gennaio, verso fine gennaio, vedrò di riprendere ancora il discorso sul crogiolo dello stregone. Però per il momento mi prendo una pausa, perché fare il crogiolo dello stregone è abbastanza impegnativo, diciamo, anche perché facendolo a pezzi così ogni giovedì sono costretto anche a riprendere pezzi precedenti, a riprendere i discorsi già fatti e a riprendere e portare avanti il dibattito. Certo, tutte le cose sono in sé interessanti, nel senso che vanno ad aggiungere sempre qualcosa a ciò che noi facciamo, a ciò che noi siamo, a ciò che noi desideriamo. Però effettivamente fare discorsi sui crogiolo dello stregone diventa abbastanza impegnativo. Oltretutto vi ricordo che ultimamente stanno uscendo decine e decine di articoli giornalistici che stanno praticamente confermando quella che è la necessità della pratica del crogiolo dello stregone all'interno della vita sociale. Naturalmente questa pratica del crogiolo all'interno della vita sociale si traduce con, non so, vivere, pensare positivo, vivere con partecipazione,
vivere bene la propria vita sessuale, vivere con interesse, cioè esistono tutta una serie di proposte che fa anche la psicologia, la psicanalisi, proprio scoprendo quelle che sono le necessità della vita dell'individuo. E tutto sommato sono quelle necessità che portano l'individuo a trasformarsi in continuo e a divenire e diventare padrone delle proprie azioni, perché alla fin fine il gioco che stiamo portando è questo, cioè anche se lo presentiamo in milioni di sfaccettature diverse, la teoria è questa: o siamo oggetti posseduti da qualcuno o siamo padroni del nostro futuro, delle nostre scelte. Chiaramente non possiamo essere posseduti in assoluto, cioè non è che la Chiesa Cattolica ci mette in catene e ci mette in ginocchio, anche se vorrebbe farlo, insomma, comunque la società civile gli impedisce questo. Non possiamo essere né posseduti in assoluto e non possiamo fare tutto quello che noi vogliamo in assoluto. Esistono tutta una serie di mediazioni che sono mediazioni sociali, mediazioni culturali, mediazioni anche dettate da quello che è il buon vivere civile. Bene, però all'interno di tutte queste mediazioni che noi possiamo fare, possiamo esercitare la nostra volontà, possiamo esercitare il nostro impegno, possiamo esercitare il nostro intento. È chiaro che quel giorno che ci arriva lo tsunami o che arriva il terremoto, noi lo affrontiamo come siamo in grado di farlo, cioè con gli strumenti che abbiamo. Cioè non è che la ricerca della libertà ti libera dal terremoto, ma neanche la sottomissione ti libera dal terremoto. Il problema però è che se sopravvivi al terremoto e sei vissuto per libertà, hai più strumenti culturali, mentali, psichici con i quali affrontare il mondo. Ma se sei vissuto per sottomissione, aspetti al bordo della strada che qualcuno ti porti la carità. Per cui ricordatevi, nella vita c'è sempre uno tsunami, ci sono sempre dei problemi da affrontare, ci sono sempre qualche cosa che può essere invalicabile, che può essere un fallimento familiare, può essere lettera di licenziamento sul lavoro, possono essere un sacco di condizioni che ti arrivano dal mondo esterno e che ti costringono a modificare l'esistenza, ti costringono a modificare la vita. Ma ricordatevi che quello che noi abbiamo nelle nostre mani e quello che noi abbiamo nella nostra testa, nessuno ce lo può rubare. E finché noi alimentiamo l'abilità delle nostre mani, aumentiamo l'abilità della nostra testa, aumentiamo la forza con cui noi ci rappresentiamo nel mondo e ci forniamo gli strumenti psichico-emotivi per affrontare il mondo, e davanti a qualunque tsunami, davanti a qualunque terremoto, davanti a qualunque catastrofe, avremo sempre la possibilità di tornare in piedi. In caso contrario, basta una contraddizione, basta un fallimento, basta dei problemi un po' più forti e non siamo più in grado di rialzarsi in piedi. Ok, io qui ho finito con le correnti vegetative, però ho ancora circa un quarto d'ora. Ehi, un quarto d'ora, cosa vi posso raccontare? Cosa vi posso raccontare in un quarto d'ora? Vediamo un attimino cosa c'ho qui. Vediamo un attimo cosa c'ho qui, perché ho delle cose interessanti. Per esempio questa. Dal Gallo canto ancora, pagina 298. Tutti i padri della Chiesa, compreso Agostino, vogliono suscitare l'impressione che i primi secoli siano stati una serie ininterrotta di vasti attacchi alla Chiesa e che tutti gli imperatori siano stati dei selvaggi persecutori dei cristiani. Ve ne ho parlato oggi di quel telefilm, no? In realtà, nel primo e ancor più nel secondo secolo, gli imperatori si sentivano troppo forti per curarsi di un'oscura setta di gentuccola di basso rango. Quando lo Stato interveniva, lo faceva a causa del sentimento ostile del popolo. Né Traiano né Adriano o i loro successori hanno mai proibito espressamente il cristianesimo. Per esempio, durante il più che ventennale regno di Traiano, a parte poche persecuzioni ordinate da Plinio, è documentato con una certa sicurezza un unico martirio,
precisamente quello del vescovo antiocheno Ignazio. Per quasi 2 secoli, come ha spesso dimostrato l'indagine storiografica, le autorità si comportarono verso il cristianesimo in modo non meno tollerante che verso tutti gli altri culti pagani. Le 10 persecuzioni che abitualmente vengono indicate non rispondono alla verità dei fatti storici. Come tanti altri fenomeni cristiani, anche il numero 10 riferito alle persecuzioni è una finzione, inventato in analogia delle 10 piaghe d'Egitto. Se si prescinde dal processo neroniano per incendio doloso, è possibile stabilire con certezza solo le persecuzioni avvenute sotto 5 imperatori dei 50 che hanno regnato fra Nerone e Costantino. Tutte ebbero breve durata e un numero relativamente basso di martiri autentici. La storiografia cattolica, soprattutto nelle storie popolaresche, diffonde esattamente il contrario. Il numero di martiri non può essere determinato con esattezza, ma conta, se non milioni, una grossa cifra sotto Nerone e molti di più in seguito. Forse che ciò non induce un numero di almeno alcune centinaia di migliaia di eroi della fede? Un altro cattolico dei giorni nostri, Daniel Rops, si pavoneggia con la schiera enorme di figure eroiche che passano attraverso tutto il secondo secolo con la fronte segnata dal sangue del martirio. Anzi, vede il cristianesimo nuotare nel proprio sangue, già alla fine del primo secolo. È vero, i cristiani sguazzarono nel sangue quando la Chiesa diede inizio ai roghi di eretici e streghe. Persino un teologo cattolico, Erhard, secondo Schneider, dimostrò che, ad esempio, fra i circa 250 martiri greci che dovrebbero pur sempre essersi verificati nell'arco di 250 anni, solo una ventina all'incirca sono storici. Un cristiano così ragguardevole come Origene confessa apertamente che il numero di martiri cristiani è piccolo e facile da contare. Fino alla seconda metà del III secolo, solo molto di rado furono giustiziati dei chierici. Si poneva maggiore attenzione verso la gente poco importante, ma si punivano in modo particolarmente duro gli schiavi. Mentre i cristiani, più in vista, venivano lasciati in pace. Costoro potevano ottenere con la corruzione anche l'attestato del sacrificio compiuto. Quando si procedeva contro gli honestiones, aveva luogo la decapitazione oppure la deportazione, durante la quale spesso per loro le cose andavano molto meglio. Il biografo del vescovo Cipriano ne descrive un esilio dorato, un luogo ameno, splendide costruzioni, manifestazioni d'affetto, numerose visite, anche una miracolosa visita di Dio, insomma, tutto quello che una volta veniva promesso a coloro che cercavano il regno e la giustizia di Dio. È di per sé eloquente che il fatto che, eloquente il fatto che fino al 250 per 2 secoli non venne ucciso alcun vescovo, benché abitassero fianco a fianco con l'imperatore. Anche la Chiesa si accorse di questo vuoto, per cui il Liber Pontificalis, il più antico elenco romano dei pontefici, indica come martire il Papa Vittorio alla fine del secondo secolo, quantunque non lo sia stato affatto, come si ammette anche da parte cattolica. Il primo vescovo romano vittima della persecuzione fu Fabiano, al quale peraltro non venne inflitta la pena di morte, ma morì in prigione il 20 gennaio dell'anno 250. E a rigor di termini non fu un martire. Ciò nonostante, il suo seggio episcopale restò libero per più di un anno. Si ebbe nuovamente un papa solo quando Decio, che avrebbe meglio tollerato a Roma un concorrente politico piuttosto che un vescovo, cadde nelle paludi di Dobruska in battaglia contro il re dei Goti Cniva. Si trattava di Cornelio, che nei martirologi ecclesiastici figura come decapitato, ma che in realtà morì di morte naturale. Gli atti, scrive il teologo cattolico Erhard, che fanno di Cornelio un martire, sono privi di valore. Altrettanto falsi sono gli atti che citano Stefano I come prima vittima della persecuzione di Valeriano, ma ciononostante figura come tale ancora oggi nelle storie più recenti della Chiesa. Di 17 vescovi romani, la Chiesa antica ne indicò 11 come martiri, già solo fino alla persecuzione
persecuzione di Decio, benché nessuno di loro lo sia stato. Per il periodo successivo, fino ai tempi di Costantino, tutti i papi passarono per martiri. Bene, quello che vi ho detto sono circa due pagine della Il Gallo Canto Ancora di Deschner, che dimostrano come praticamente non ci furono persecuzioni dei cristiani in quanto cristiani ad opera dei romani. In realtà ci furono delle persecuzioni ad opera di sedizione, cioè i cristiani erano fuori di testa, erano impazziti e stavano aspettando da un giorno all'altro la fine del mondo, e ne fecero di cotte e di crude. Vi ricordo che fra le altre cose rasero al suolo la città di Cirene, facendo centinaia di migliaia di morti. Bene, questo è quanto. Vi ricordo il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Dunque abbiamo concluso praticamente fatto due discorsi oggi, uno concludendo il discorso sulle correnti vegetative e l'altro parlando un attimino dei martiri cosiddetti cristiani. I martiri cristiani che sono una vera e propria truffa, e sono una truffa che la Chiesa Cattolica ha usato per macellare tutti gli altri, un po' come la truffa dei Cio ad opera degli ebrei. La Chiesa Cattolica l'ha usata per massacrare gli ebrei in corso di tutta la storia, fino al suo capolavoro ultimo, che sono stati i campi di sterminio nazisti. Campi di sterminio nazisti che, ricordo, sono campi di sterminio voluti e voluti, appoggiati proprio dai cristiani. E se questi campi di sterminio hanno potuto funzionare, era proprio perché i cristiani li fecero funzionare. Tutti coloro che usarono le camere a gas, che fecero funzionare le camere a gas, erano andati tutti a catechismo. Se leggo sempre dal Gallo Canto Ancora, il comandante di uno dei famigerati gruppi d'azione, Ollendorf, in occasione del processo di Norimberga, fece la seguente dichiarazione sotto giuramento: quando l'esercito tedesco invase la Russia, comandavo il gruppo d'azione D nel settore sud, e nel corso dell'anno al capo del gruppo suddetto vennero liquidati circa 90.000 uomini, donne e bambini. La maggior parte delle vittime erano ebrei, ma c'erano fra loro anche molti funzionari comunisti. Il funzionario sovietico caduto prigioniero veniva spesso trattato come persona del tutto priva di qualsiasi diritto. In proposito, gli onorati ufficiali tedeschi, nessuna casta al mondo più di questa ebbe sempre sulla bocca la parola onore. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Prendo dei fatti da un libro. Il 7 e mezzo. Allora il 7 e mezzo. Stavo leggendo cosa? Sulle correnti vegetative. Sì, sì. Sulla visione, sì. Sentire, la percezione. Sì. L'intuizione. E volevo sapere da che libro stava leggendo. Dai dibattiti che stiamo tenendo di stregoneria. I dibattiti sono le tracce di dibattito che facciamo qui a Radio Gamma 5. E per il momento ne abbiamo fatti 12, credo, su 19. Ho capito. E a gennaio continueremo i dibattiti. Ah, quindi sono cose che scrivete, esatto, voi mentre... Esatto. Ho capito. Beh, è interessante. Io continuerò adesso, farò un po' di monotematiche per qualche giovedì sera. E poi riprenderò ancora quei dibattiti sul Crogiolo dello Stregone. Comunque le prime versioni del Crogiolo dello Stregone lei le trova in internet, Cioè, questi dibattiti no, perché questi fanno parte, diciamo così, dell'ultimo sviluppo, diciamo così, cioè le ultime cose che aggiungiamo anche con la ricerca scientifica che è avvenuta, per far capire che l'uomo deve vivere e trasformarsi. E per cui questi non li trova in internet, però in internet, siccome il Crogiolo dello Stregone lo stiamo facendo dal 1997, trova le prime tre versioni, cioè i primi tre contributi, cioè trova lo schema fondamentale e trova il crogiolo del male, cioè chi distrugge l'uomo, le tecniche per distruggere l'uomo, e trova il crogiolo nei quattro canti del mondo, che è la relazione fra l'uomo e il mondo in cui vive. Ho capito, ma nel vostro sito della radio? No, lei va su Google
chiede Crogiolo dello stregone. Ah, ho capito. E gli viene fuori, insomma. Sì, dopo cerca un po', perché è caricato in vari posti, ormai ho 7-8 siti, ho perso anche il numero veramente. Praticamente ho messo 23 libri, una roba del genere, per cui se, basta che cerchi un po', ma lo trova, insomma. Ho capito. Va bene. Grazie. Grazie. A lei, arrivederci, salve. Sì, io vi invito, visto che devo chiudere la trasmissione adesso, perché io ho finito, vi invito ad andare in internet e cercare le cose che vi interessano, perché in internet ho messo praticamente tutto quello che potevo mettere, cioè praticamente il Crogiolo dello Stregone l'ho messo, a parte questi che sono i dibattiti che stiamo facendo, che stiamo continuamente sviluppando, anche se poi sono disponibili in CD, perché basta che le persone vengano ai dibattiti, gli diamo anche i CD dei dibattiti precedenti, però in internet trovate tutto, cioè trovate la nostra struttura di pensiero, il nostro modo di vedere il mondo, il nostro modo di percepire il mondo, il nostro modo di trasformarci. Trovate, penso anche il pezzo Nera Notte, che rappresenta un po' la sintesi semipoetica sulla trasformazione di chi pratica stregoneria. Per cui trovate un po' tutte quelle che sono le nostre idee, la nostra visione del mondo, la nostra visione sociale. Io vi ringrazio, vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e abito a Marghera, piazzale Parmesan 8. Ciao a tutti e risentirci a giovedì. Ciao.